Ok. Allora, non so esattamente chi abbia scritto il discorso della consigliera Celli, però insomma, molte domande che lei ha posto avrebbe dovuto rispondersi facendo parte della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative. No, questo per dire come abbiamo trovato Roma da questo punto, dal punto di vista patrimoniale, concessioni sono state nominate, e dal punto di vista delle case popolari, cioè dell'ERP. Sull'ERP non c'è stata manutenzione da circa un anno. La manutenzione era stata delegata alla Romeo Gestioni, con cui noi non abbiamo assolutamente non abbiamo assolutamente adesso più la gestione in questo momento, però la manutenzione è stata delegata per tanti anni, decine di anni, quasi 20 anni, alla Romeo Gestioni, esternalizzando una funzione fondamentale per il Comune di Roma, che evidentemente nel momento in cui se ne è riassunto poi l'internalizzazione ha avuto diversi problemi che noi abbiamo entrando trovato. E abbiamo anche fatto molte commissioni, sia sulla manutenzione ordinaria che su quella straordinaria, proprio per dare l'indirizzo politico, perché poi a questo servono le commissioni, no? A dare anche un indirizzo politico. Abbiamo trovato una situazione molto complessa con un bando di gara attenzionato dall'ANAC, ed abbiamo quindi tutti i passaggi di competenze che venivano precedentemente appunto nominati dalla consigliera, in realtà sono stati precedenti a questa amministrazione. Abbiamo espresso la volontà politica che nel frattempo questa gara europea andasse poi nel suo normale svolgimento, però essendo stata attenzionata dall'ANAC superava la nostra possibilità e volontà, si intervenisse con una gara negoziata per quanto riguardava la manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria invece non sono le case ERP che nel piano di alienazioni ad essere quelle con maggiori problemi, ma quelle fuori Roma, tant'è che gli interventi principali di manutenzione straordinaria sono stati effettuati dai dipartimenti proprio sull'ERP fuori dal Comune di Roma. Chi ha partecipato alla commissione congiunta bilancio patrimonio avrà scoperto che il Comune di Roma paga circa 3 milioni di euro come IMU, quindi come tasse, per gli immobili fuori dal Comune di Roma. Allora, la vera domanda è: perché il Comune di Roma ha case popolari fuori dai propri confini comunali? Beh, è una domanda interessante, perché questi costi che noi ereditiamo evidentemente sono costi molto pesanti per l'amministrazione, che come strategia politica ovviamente vorremmo andare ad eliminazione. Quindi come maggioranza abbiamo una visione politica, la dobbiamo certamente tarare sulle possibilità attuali, ma gli obiettivi li stiamo creando man mano che veniamo a conoscenza delle cose. Sicuramente un piano di alienazioni ERP sarà valutabile per quanto riguarda questi immobili che gravano sulle spese dell'amministrazione in maniera eccessiva e assolutamente inutile. Per quanto riguarda poi invece le concessioni e quindi appunto quegli immobili che noi dovremmo recuperare, ci siamo ritrovati centinaia di immobili con concessioni scadute tra il 2012 e il 2013, quindi anche in questo caso noi come nuova maggioranza siamo entrati nelle istituzioni, stiamo facendo un'analisi dello stato attuale, stiamo facendo anche per la prima volta dopo oltre 30 anni il nuovo regolamento delle concessioni. Questa bozza di regolamento su cui stiamo lavorando è iniziato, quel percorso di lavoro sul nuovo regolamento è iniziato nella massima trasparenza anche all'interno della Commissione, dando modo non solo ai consiglieri di maggioranza ma anche a quelli di opposizione di poter intervenire in trasparenza proprio nella realizzazione di questo nuovo regolamento, che dovrà andare anche ad avere una norma transitoria per gestire tutte queste situazioni che attualmente sono in uno stato di attesa appunto di definizione. Quindi noi stiamo prendendo tutte le responsabilità, stiamo lavorando, stiamo aprendo il lavoro non solo al Movimento 5 Stelle ma a tutte le opposizioni che vogliono lavorare all'interno della Commissione. Abbiamo attenzionato moltissimo anche i sistemi operativi per quanto riguarda il Dipartimento Patrimonio, perché attualmente i sistemi operativi che andiamo ad ereditare per la gestione sia della parte semplicemente anagrafica e di proprietà
del patrimonio che la parte gestionale non comunicano tra di loro oggi. Cioè il REF 2 ATER, che è il sistema gestionale utilizzato dal Comune di Roma, non comunica con l'MPIC, col SIPIC, che sono invece i sistemi informativi utilizzati dalla conservatoria. È chiaro che se noi non lavoriamo nel senso anche di uniformare, unificare, far dialogare questi sistemi informativi, noi non possiamo avere sicuramente trasparenza riguardo la gestione e anche la proprietà del nostro patrimonio immobiliare. Quindi vi rendete conto il livello da cui si parte, di lavoro intendo, di questa amministrazione? Tutto questo è stato, tutte le intenzioni politiche che adesso sto manifestando solo in parte ovviamente, è stato inserito e è stato rispecchiato pienamente all'interno del bilancio. Infatti, per esempio, vorremmo proprio andare a mettere a voce, e ci siamo andati, abbiamo ottenuto dei fondi, per incidere sui sistemi informativi e fare questo lavoro di trasparenza che ho appena detto. Quindi sono molti gli aspetti su cui stiamo lavorando, tra cui anche i beni confiscati alla mafia, perché proprio per andare ad incidere su quelle politiche abitative di cui la consigliera prima faceva nota, dovremo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, sicuramente tutti, anche quelli mai utilizzati dalle amministrazioni precedenti, ovvero i beni confiscati alla mafia. Quindi anche su questo stiamo lavorando su un regolamento che non ha mai visto la luce prima all'interno di questa amministrazione capitolina. Quindi anzi io ringrazio chi dall'opposizione, anche la consigliera sicuramente lo fa, è disposto a lavorare, è disposto a dare il proprio contributo al fine non solo di elencare le numerose problematicità che abbiamo nel patrimonio e anche nelle politiche abitative, perché le conosciamo molto bene, in questi mesi le abbiamo studiate, abbiamo sicuramente avuto, diciamo, un'idea di come affrontarle, le stiamo esprimendo anche a bilancio perché certi numeri nel lungo periodo non li vogliamo più vedere, in negativo intendo, così come anche i fitti passivi, anche sui fitti passivi che adesso stiamo valutando nel bilancio, ovviamente la Commissione Patrimonio come indirizzo politico anche riguardante le concessioni avrà quello di cercare all'interno del proprio patrimonio immobiliare degli immobili per poterli ridurre e quindi incidere non solo in senso positivo, quindi mettere in vendita, che non è, diciamo, una priorità. Forse non sappiamo che nell'ultimo bando di gara all'asta il nostro patrimonio disponibile ha venduto per poco più di 15.000 euro un solo terreno su tutti gli immobili in vendita. Quindi è chiaro che non è l'alienazione la risorsa da cui possono arrivare le entrate del patrimonio, almeno non l'alienazione in questo momento e in questo modo, con gli immobili nello stato attuale in cui ci ritroviamo. Quindi si comincia sicuramente da un risparmio, da cercare di vedere all'interno che cosa abbiamo, mettere a frutto quello che abbiamo, diminuire i fitti passivi sia per quanto riguarda il patrimonio disponibile che per quanto riguarda le case popolari, perché noi abbiamo molte case popolari anche che affittiamo e quindi dobbiamo, attraverso una gestione efficiente dei beni confiscati, andare a ridurre l'utilizzo delle case popolari in fitto passivo per poter utilizzare case che ci derivano dai beni confiscati alla mafia. Faremo un lavoro quindi congiunto con tante tematicità, perché non si può semplicemente dire come si fa a ottenere risorse dal patrimonio. Bene, si vende, ecco, non è così, non è attraverso questa semplice cosa. La commissione lavora a fianco dell'assessore, l'assessore ovviamente partecipa delle iniziative che ovviamente non è che colleghi, la commissione vi prego di non interrompere gli interventi. Non quando è che la commissione lavora in maniera congiunta con tutti, con l'opposizione, con la maggioranza, con gli assessori di riferimento. Quindi diciamo questo è un percorso che nasce dal frutto di un'analisi collettiva, non certo della mia persona come in qualità di presidente, ma da un lavoro di approfondimento comune fatto anche insieme ai dipartimenti. Quindi questo perché? Perché è molto più complesso andare ad agire rispetto a quello che si può pensare e l'analisi deve essere fatta a 360 gradi, sfruttando tutto ciò che abbiamo a disposizione. Non solo quello che abbiamo a disposizione, ma anche quello che potremo avere a disposizione.
Quindi ringrazio comunque per aver nominato, diciamo, perché mi ha dato occasione per poter parlare del lavoro svolto in commissione e anche per una, a parte ringraziare l'assessore Mazzillo che appunto partecipa poi molto al nostro fianco sui lavori appunto della commissione, ma anche il presidente Terranova che è il presidente della commissione bilancio. Noi abbiamo avuto modo di fare ben due commissioni congiunte bilancio patrimonio che veramente sono state illuminanti da certi punti di vista, perché ci hanno svelato delle realtà che ovviamente prima di entrare all'interno dell'amministrazione non potevamo conoscere così dettagliatamente, e sono realtà che ci hanno anche aperto nuove strade, nuove possibilità. Quindi noi lavoreremo in questo senso per ottimizzare i numeri e per ottimizzare prima dei numeri tutto un patrimonio veramente, ma non in senso fisico, che possiamo avere a disposizione. Questo lo si fa attraverso varie iniziative congiunte che spesso e volentieri vedranno anche lavorare insieme più commissioni con le politiche sociali, con l'urbanistica. Quindi insomma in mente in realtà abbiamo moltissime idee che non vediamo neanche l'ora di andare insomma a mettere in atto.